jet privato. Olè, un'altra. Allora, Blake Trust dice: tempismo perfetto. Come puoi vedere, ho avuto qualche problemino con il mio jet privato. Quello che succede quando voli troppo vicino al sole. Ah, Madonna. O in questo caso a un vulcano e all'oceano. Vista l'abilità e la discrezione con cui hai rimesso a nuovo la mia trivella, so che sei la persona giusta anche per questo lavoro. Come scoprirai, il mio jet ha qualche peculiarità. Confido nella tua solita discrezione, in cambio di un lauto compenso. 800, 800 dollari, 800 barre euro, sono mica pochi, 800 dollari comunque. Non è mica un poco di roba. Scusa, cosa dei dettagli? Laser e i cosi gravitazionali per il trofeo. Allora. Dov'è? Sensori laser, vabbè, o da supporto laser. Che poi comunque lo posso. Propulsori gravitazionali sono qua. Pannelli gravitazionali. Sì, qualcosa con laser comunque. Laser. Forse, no, solo laser. Faccio laser e pannelli gravitazionali e tutto il resto. Ok. Messaggi, cos'è? Messaggi? Ah no, questo l'avevo già fatto. Andiamo a farlo. Vediamo un po' com'è. Ok, allora. Facciamo così. Andiamo a vedere sto laser qua. Inizialmente è il pisellone del coso. Allora, pistola, la pro, ok. Che è porca troia da lì. Questo è tutto laser? Questo è supporto laser. Adesso questo qua inizia il supporto, ok. Questo qua su? E anche questo supporto. C'è anche quello il laser, ok. Anche se comunque posso comunque farlo poi un'altra volta, nel caso che sbagliassi comunque. Ok. Perché me lo dà anche sopra? Che cazzo? Ok. Laser. Che poi sinceramente io potrei fare anche così. Dov'è? Per primi il laser, quindi laser e i componenti gravitazionali, dice il trofeo. Quindi i componenti gravitazionali sono il pannello e i propulsori, forse, i propulsori antigravitazionali, tutto quello che è antigravitazionale. Il pannello e i due pannelli e i cosi. Il problema è i pannelli dove stanno? Ah, su questi. Allora, salve, Tomenz. Mi serve questo. Questo cos'è qua sotto? Propulsore, scusi, componenti, che cazzo è il pannello? Tutto quello che è gravitazionale, penso, al massimo sbaglio, ho detto, sei po' di fa. Questi che sono sti cavi? Ah, cavo la giuola, non mi interessa. Ok.
facciamo anche quello gravitazionale che sta qua sotto. Allora, quello gravitazionale, ma di quanto è sporco. Facciamo così, eh. Propulsore, propulsore, professore. Allora, vediamo un po'. I componenti sono questi, alla fine. Via da qua. I giricarrelli, i pneumatici. Allora, facciamo questo. Un po' se me lo sblocca così. Ok, salgo su, facciamo questo. Ok, ah, modifiche sospette, e l'ho fatto. Ma continuo dal basso, qui vediamo un po', pneumatico. Ok, e questo l'ho fatto, si è vuota. Pneumatico è tutto questo? A parte che vabbè c'è anche di là, quindi. Ok, doppia. Facciamoci questo. Questo pezzo qua se me lo fa fare. Qua. Oh, fermo anche questo qua allora, facendo questo mi fa... infatti. Questo qua cos'è? È un va... tubi idraulici, proprio dei tubi. Tubi idraulici e vano carrello, c'è da fare. E c'è perché c'è anche questo da fare. Ok. Questo è tutto, questo è il carrello, ok. L'ho fatto tutto, serve il vano carrello. Ora, dentro, porta. E che non riesco a vedere molto bene. Ok, fatto. Quindi vanno carrello cicciolino l'ho fatto. Questo cos'è? Cablaggio fusoliere. Ci ho fatto prima dalla linea rossa in giù.
Ah, cos'è un cablaggio? Cablaggio dell'ano, ok. Ok, me l'ha fatto. Ma guarda, l'avevo già fatto, perché? Immagino che tu non vedo l'ora di saperne di più su quel, su quel, su, sul jet. Ma sinceramente non è che mi interessa, potresti chiamarti anche Lex Luthor, ma quelli sono affari tuoi, a me mi fa cazzo. Ok. Questo cos'è? Ipersostentatore. Tanto lo fa anche sopra. Se non so, sarebbe veramente un coso di pulizia. Ok, quello l'ha fatto. Noi iniziamo a far così, eh. Mamma mia, fa proprio rumore elettrico adesso, non fa più che si sente soltanto l'acqua, fa proprio rumore elettrico. Fa proprio un rumore elettrico adesso la pompa qua, l'idropulitrice. Ok, quindi il vano, ah, ok, il vano carrello l'ha fatto. Ok, facciamo questo ancora. Ma questo cos'è? Ah, no, quello concentrato, insomma. Che c'è anche l'area là sopra. No, ho visto tipo un alettone. Allora, continuiamo con questi. Ok. Ok, questi che sono? Scaricatore di elettricità statica, questi, anche questi bisogna pulire. Ok, e qui, ok. Questo qua sotto l'ho pulito? Sì. Cazzo, che c'è pure questo, ma te ci su, eh. Da contro al muro, ma meno male che non tocca. Ok, allora. Ora faccio il sopra dell'ala, tanto questa è tutta ala, poi si inizia col supporto. Aspetta, supporto ala, fusoliera, supporto ala, allora faccio ala. E fino qua supporto ala, sì. È fatto tipo a pistola, devo... Che non c'ho... Allora... Ok. Faccio a pezzi, faccio prima.
mancava l'altro pezzo, non me l'ha fatto fare. Ok, questi che sono? È sempre ala. Quello è sempre ala. Ma cos'è che manca dell'ala? La parte qua? Può essere. Sì. Che cazzo che mi ha sollevato? Ah, allora lì dicevo, ma che cazzo mi hanno sollevato? Ok, l'ala l'ho fatta tutta. Adesso cos'è? Questo è il supporto ala. Allora, porca. Ma non è soltanto per uno, per tanti. Che ho fatto? Ah, questi. Questo è per tanti supporti ala, insomma. Ok. Cablaggio. È tutto un cap... Ah no, questo è il cablaggio fusoliera, fusoliera quello abbiamo fatto. Sai che manco qua. Ok. Ma quello ho fatto. Il sotto questo non ho fatto. Porca, la faccia del sotto. Ma non ho fatto un botto di Roma. Sì, metti un no. Prende il componente per la pistola. Ok. Questo qua, punto. Ok. Bellissimo. Allora, cioè c'è solo di là, di qua non c'è nulla. Fermo. Questo fatto? Questo sì. Ci salirei qua sopra, ma... Sensore cabina, ok? Questo è il sensore della cabina. Cioè, scusa, non ho capito. Qua me l'ha fatto fare, ma da là no. Lo salivo la scala qua sopra. Allora, aspetta un attimo. Io vi faccio. Ok. Ok. Questo cos'è? Motore a reazione, beh, un po'. A prima vista sembrerebbe un jet come tanti, ma non è assolutamente così. Se non lo dici com'è. Quindi questo cosa cos'è? Supporto laser. Supporto laser ce ne vuole di polizia. La sua fusoliera è costruita in grafene ed è pertanto più leggera dell'aria, ma più resistente dell'acciaio. Non solo può raggiungere velocità di oltre 1400 km/h, ma tecnicamente è anche la matita più grande del mondo. La matita, infatti stavo lì, c'ho io fermo, che cazzo ho letto. Aspetta perché qua c'è un altro cablaccio laser.
ce li ho fatto. Ok. La parte bianca sotto come faccio? Facciamoci la parte bianca sotto. Anche le ruote già che ci sono. Oggi è qui perché non farle. Quanto? 691. Allora, vediamo un attimino. 691. Qui facciamo così. Troppo litrici. No, attrezzatura per questa qua. No, mi serve una prolunga normale. Prolunga L. Va bene la prolunga L. Prolunga S. Non è male la prolunga S. Ok. S, bene. Meno così da avere sempre da qui, però è come se io fossi praticamente attaccato. Ecco, poi questa. Ok, tipo pistola laser praticamente. Cos'è sto pezzo sotto? Ho fatto il supporto serbatoio. Cioè, questo qua è tutto supporto ala, questo bianco fermo. Forza paletta. Ok, cos'è questo? Sensore supporto ala. Vabbè. Eccoli il bug dell'audio. Quindi qua ho fatto, vanno, devo fare questo qua dietro. Posso fare anche con questo essenzialmente. E il mondo ho fatto. Che manca? Allora, il tubo l'ho fatto. Tubo no, tubo ancora c'è da fare. Ok, ha fatto tutto adesso. C'è l'ala. Qui ho fatto tutto. Sul supporto, dico io. Al supporto ala mi manca quel pezzo lì, mi sa. Ah, qua è dove scorre l'acqua. Ok. E questo mettiamolo qua. Ok. Il supporto ora l'ha fatto tutto. Cos'è che è? Cablaggio ala c'è scritto. Ok.
A te posso far così. Devo farlo anche sotto. Posso pulire il sopra per fare sotto. Un altro. C'è dello sporco. Ok. Questo qui. Scusa, cablaggio fusoliera, che cazzo è che manca questo? No, facciamo un attimo. Ok. Pezzo che l'avevo visto. Bene, cerca sporco, se riesci a raggiungere la mia magione con la dovuta discrezione, il prima possibile te ne sarei davvero grato. Sindaco, Jeff, sono tredicesimo. Maria Santa, l'arma laser situata sotto la fusoliera utilizza un composto cristallino all'avanguardia per creare un circuito di feedback energetico che carica l'aria di plasma all'istante. Mamma mia. Di che cazzo è diventato Fallout? Fallout è diventato. Di conseguenza il suo raggio sorpassa. Porca, non l'ho letto. Che stavo pulendo. Ma magari se arriva un altro messaggio lo leggo. Ok, dove l'ho fatto? Devo fare tutto questo. Facciamoci. Ok. Anche se mancava più di quello, però ora a 482, boh. Non c'è perché c'è niente da fare questo qua, questo pezzo qua. Ok. Tutto il pezzo della fusoliera qui, c'è il motore a reazione, scusa.
manca questo. Poi comunque lo fa anche sopra. Porca trovata di questo cazzo di aeroplano. Questo cazzo di jet quanto cazzo è grosso. Questo cos'è? Il supporto per... No. È tutto collegato al motore di reazione. Poi vedo se riesco a mettere la scala proprio qui. E lo pulisco anche lì. Questo devo fare, allora fammi fare così, salgo un attimo qua e pulisco un attimo questo. Ok, cioè è tutto motore di reazione, fermo. Tanto qua motore di reazione, fusoliera e latte. Almeno pulisco, anche qua tipo. Ok. Poi mi rimetto su. C'è là dietro. Timone, il timone è... il timone è sporco, sì. Andalo lì, porca troia. Ovviamente sfrecciare a una tale velocità genera molto calore, beh, normale. Stai scherzando. Certo che genera molto calore. Motore a... Porca paletta. Dov'è? Un attimo questo. Posso metterlo qui? Ok. Ok, e un motorino l'ho fatto. Un motoretto. Mettilo qua e faccio pure l'altro. E se mi... Oh, niente, oh, non me... Guarda, non me fa cadere.
Gesui. Allora. E tutti i costi. Faccio anche il davanti almeno. Ok. Questo cos'è, il telaio? Telaio parabrezza, il telaio parabrezza. È tutto insieme? Mi sa di sì, lo sai. È una stronzata, ma. Mi sa di sì. La parabrezza me l'ha fatto, ok. Ma che poi questa qua cos'è? Ah, la cabina, ok. La cabina è già una cosa singola che posso fare. Ok, questo qui. Cabina l'ho fatta. Allora, qua c'è cablaggio. Questo pezzo qui. Ok, uno me l'ha fatto. Vedi che di là non l'ho pulito molto bene. È tutto fusoliera questo pezzo bianco. Che cazzo fa? Questo è lo spo. Questa è una. Ah, la porta per quando si abbassa per far entrare, ok. Questo è tutto fusoliera questo. Faccio il su, così magari poi si scende giù e faccio il sotto, insomma. Questo invece è il cavo. Ok, mo faccio pian piano. Facciamo quello più concentrato. Pian piano sta venendo su come se fosse nuovo praticamente, pian piano. Aspetta, qua. Sta pinnetta qui l'ho fatta? Qui l'antenna. No, questo, è tutto insieme. Al contrario. Ok, questo ho fatto, questo qui antenna l'ho fatta. Facciamoci questo pezzo qua. E poi ci sono anche questi vetri qua sotto che non ho fatto. Questo fino a qua l'ho fatto, questo qui, questo qui anche. Caduta, vabbè.
Ok. Fusoliera è quasi fatta. Se dove cazzo manca la fusoliera? Mancherà da qualche parte. Invece questo? Vediamo, ho sbagliato. Minchia, motore di reazione. Ah, manca qua sopra. Ma che schifo. Minchia, sembra la canoa di Giulio, cazzo. La rossa e bianco. O bianco e rosso. Mamma mia, bellissimo. Allora, questo? Qua c'è una presa d'aria, ma non capisco dove, sinceramente. Sotto. Ok. Questo cos'è? Deriva. Fusoliera, ecco, punto, anche questo fatto. Poi c'è deriva, che firma. La retta. Ma la retta è diverso? Deriva, è tutto deriva. Ok. La canoa, bianca e rossa. Cosa fa? Non lo so, ha fatto qualcosa. Ok. Ah, l'ho fatto con i due là in fondo. Ok. Mi fa un attimo qua sopra se riesco a salire. Allora, vediamo quanto cocchio manca che la deriva un pochettino, poco poco, tutto che poi è la coda dell'aeroplano, stabilizzatore questo? Sotto lo stabilizzatore che devo fare. Fa sotto lo stabilizzatore da qua pure, non l'avevo mica visto. Come minchia faccio a fare dietro qua? Mi l'ho abbassato tantissimo. Manca forse, metto cosa fusoliera qua, manca. Ok. Che? Ah, la deriva. Prima faccio così e poi ci passo normale. Ok, e qua c'è l'equilibratore che serve.
dai. Questi li ho fatti, sì, questi qua li ho fatti, sì. Cos'è che manca questo? Questo è tutto deriva, che poi deriva è quello grande, questo è la deriva. Ok, basta. Questo è il timone. Ah no, deriva è ancora su. Ah no, l'ho fatto. Ok, almeno quello. Ok. Ok. E che cazzo, ma equilibrio qui? Dai sopra. Manca qualcosa sopra. Fermo. Fermo. Ok. Allora. Mi manca qualcosa sopra. Non vedo i cazzo di piedi. Ok, che manca? Mi manca qualcosa sotto, immagino. Allora, ruote me ne manca una. Supporto ala. Oh, come supporto ala? Fermo. Supporto ala mica quello sotto. E questo è il supporto ala. Me lo dà tutto completo. Di là che manca qua supporto ala e mai questo qui queste ala ok ah, questo ma infatti è quello ma non è un supporto ala questo è un supporto laser sai che manca. Lì. Ok, supporto laser, supporto laser, supporto ala. Ah no, ho ruote. Che ruote mancano? Queste qua? No, queste pneumatiche. La ruota, no. Quella. No. La ruota? No. Questa. Ok, generatore di vortici, cablaggi fusoliera. Ah, allora, cablaggi fusoliera era questo. Uno era qua? No, è di là. Era questo qua? No. Questo? No. Questo qua sotto? No, no. No. Che cazzo è sto ragazzi? Là sotto è blocco, body block. Eccolo qua. Un po'. C'è due, ce ne sono. E uno. E l'altro? È quello lì. No. Cablaggio fusoliera. Questo qui sopra, forse. Generatore di vortici, anche quello poi bisogna capire. Qua. Ok. Generatore di vortice. Generatore di vortice. Fermo, che cazzo è il generatore di vortice? Questi qua, no, questi qua sono quelli per l'elettricità statica, no? Scaricatore. Che cazzo è il generatore di vortice? Dietro? Motore di azione questo. Questo qua? Ah, no. Questi sono i generatori di vortice. Ce n'è qualcuno che non ho fatto. No. E no.
Andiamo dall'altra parte. Questo. Ah, questo qua manca. Ok. Allora, vediamo un po' tutto quanto il lavoro del jet. Ok. Un'altra prova impeccabile di arte lavatoria. Ammetto che all'inizio avevo qualche dubbio che ce l'avresti fatta a pulire macchie generate a temperature così elevate, ma ancora una volta hai superato le mie aspettative. Quindi anch'io supererò le tue. Usa pure questo hangar per i lavori più ingombranti che potrebbero capitarti in futuro. Quindi c'è roba più grossa che va qua dentro. Porca troia.